A 67 anni, Michelangelo esce dalla Cappella Sistina, questa è la Sala Regia, la Cappella Sistina è questa, questo è l'ingresso alla Cappella Sistina, esce dalla Cappella Sistina per entrare nella Cappella Paolina. La Cappella Sistina, definita la Cappella Magna, prenderà il nome di Sistina in seguito, la Cappella Paolina era la Cappella Parva, quella più piccola, la Cappella di Palazzo, la Cappella del Papa, che in seguito prenderà il nome di Paolina, appunto, prendendola dal nome del suo pontefice Paolo III Farnese. Michelangelo a 67 esce dalla Sistina, aveva appena terminato il giudizio universale e non riesce a posare il pennello. Perché Paolo III gli chiede immediatamente di rimpugnare i pennelli, di lasciar perdere il mazzuolo e lo scalpello, gli strumenti della sua amata scultura, per dipingere due affreschi nella sua cappella. Questa è la Cappella Paolina oggi. Così. Da questa ricostruzione, di Antonella Tosti, che ha collaborato con me in base ai disegni del professor Frommel di come potesse essere la situazione originaria della Cappella Paolina, vediamola, rivediamola, vedete già che l'abside è più profonda, mentre originariamente il progetto del San Gallo prevedeva un'altra finestra termale, cosiddetta termale, come queste, l'abside meno profonda delle colonne, eccetera. In questo spazio Michelangelo dovrà dipingere due affreschi: la conversione di Saulo, la crocifissione di Pietro, i due martiri, i due santi cardine della Chiesa romana. Io non posso negare nulla a Papa Pacolo, questo dice Michelangelo, ma dipingerò malcontento e farò cose malcontente. Dentro di sé aveva questo conflitto di non essere pittore, ma essere costretto a farlo comunque. E allora inizia il suo travaglio in questa cappella, è proprio il suo travaglio. Pensate, 8 anni per dipingere due affreschi. 8 anni sono lunghi e dopo i primi 4 addirittura si ammala gravemente, fa testamento, ma non era ancora giunta la sua ora. Dopodiché, dopo questo episodio della sua vita, scrive al Vasari dicendo: la pittura passata a una certa età, beh, soprattutto l'affresco, non è arte da vecchi. Perché l'affresco non è arte da vecchi? Beh, intanto qui vedete il sottoscritto proprio all'opera, su uno degli affreschi di Michelangelo nella Cappella Paolina, comodamente alloggiato su questi ormai ponteggi modulari, straordinari, pieni di accortezze per la sicurezza, battitacchi, salvaspalle, caschetti, scale senza botole, insomma. Sapete benissimo come sono, ma un tempo l'abbiamo già anche visto ieri. Questa è la foto completa, ieri era incompleta. Perché completa? Perché pensate, intanto si vede Michelangelo con i suoi stivali, come fu rappresentato nelle stanze di Raffaello, da Raffaello con gli stivali, un filosofo con gli stivali, perché è a cavallo. Abbiamo detto ieri, lui amava, tra le poche cose, lui amava molto andare a cavallo per Roma. E qui è in visita sul cantiere degli Zuccari, abbiamo già visto ieri,
Guardate l'affollamento di quel cantiere, basta un giramento di testa, basta una qualsiasi disattenzione per precipitare in basso, come avvenne a lui sul giudizio. Lui dovette sospendere i lavori perché si procurò una frattura alla gamba precipitando, cadendo dal giudizio universale. Però ci viene in mente una cosa, ma com'è possibile che un uomo di 67 anni, così forte, riesca a scalpellare e continuerà a scalpellare nel corso della sua vita fino a quasi 90 anni, ma si lamenta che l'affresco non è arte da vecchi? Allora non è questione di forza. Devo dire la sincerità, quando ero lì accanto a lui sugli affreschi, anche a me è venuto il mal di schiena. Salire, scendere, accovacciarsi, alzare le braccia per lavorare, non è che fosse. So dai biografi che anche lui in quel periodo, avevamo la stessa età, io avevo 67 anni e lui aveva dipinto a 67 anni, grosso modo. Perciò posso capirlo, se possiamo instaurare un po' di confidenza con il nostro amico. Riuscivo a rivivere ciò che lui in realtà voleva dirci. Ma non è arte da vecchi, non per la fatica, perché sì, l'intonaco te lo fa il muratore, ci avrai degli aiuti, cioè, comunque mettere i cartoni, tenere i cartoni sul muro, va tutto bene, ma sono le impalcature, non è arte da vecchi, perché basta una disattenzione, è successo al sottoscritto, su questi, non tanto su questi, su quelli precedenti, sui ponteggi precedenti che erano fatti con tubi innocenti e le cosiddette tavole, palanche in legno, basta una palanca messa in una maniera, a me mi è mancata una, per fortuna c'era il sottoponte, ma io sono andato con una gamba giù, mi è mancato proprio l'appoggio, perciò è per questo che non è arte da vecchi, secondo il mio parere. E dunque inizia il suo 8 lunghi anni di lavoro per eseguire appena 2 scene da 40 metri quadri ciascuna. Inizia, torniamo un attimo indietro, con qualche aiuto in realtà, perché ce n'aveva gli aiuti, non fondamentali, perché lui amava molto fare tutto da sé. Comunque, gli aiuti sono testimoniati anche dal fatto della presenza di queste incisioni da cartone nella parte alta della scena di San Paolo, perché lui inizia dalla scena di San Paolo. Guardiamo a destra come, ecco, questo personaggio presenta l'incisione da cartone. Vedete l'incisione com'è morbida qua, per esempio, sui capelli. Questa è classica da cartone. Cartoni che non ci sono pervenuti, ce n'è solo uno importante, che è quello di Capodimonte, che riguarda il secondo affresco, la crocifissione di San Pietro, proprio questa parte della scena. Eccola qua. Dunque inizia dall'alto, Michelangelo Ramancino, in questo caso inizia dalla parte alta a sinistra, tutti e due gli affreschi, per poi scendere piano piano verso il basso. Guardate quante giornate per ciascun affresco. 90 giornate circa, sono state individuate 90 giornate per ciascun affresco. 40 metri quadri
d'affresco. 8 anni. Facciamo un attimo. Allora, la volta a 30 anni, trentenne, Michelangelo trentenne, senza alcuna esperienza di affresco, se la porta avanti in 4 anni, la volta della Cappella Sistina. Il giudizio verso i suoi 60 anni, se la porta avanti in 6 anni. Questi due affreschi, 8 anni. E confrontiamo, va bene. Questa è una lunetta della Cappella Sistina, eseguita in 3 giornate. E la superficie sviluppa grosso modo metà di uno di quegli affreschi. Possiamo capire il tormento di quest'uomo. All'atere questo tormento assume altri aspetti anche, perché lui era molto attento alla questione economica, finanziaria. E dunque la sua mente era rivolta sempre a quei marmi lasciati nella allora Piazza San Pietro, non ancora quella che conosciamo oggi, ma lì abbandonati, i marmi che lui aveva fatto venire da Carrara per la tomba di Giulio II, il suo chiodo fisso, che non si realizzerà mai. Ma in quel contesto c'erano stati questioni con gli eredi del Papa Giulio, che non avevano più avuto la tomba, e poi i pagamenti a Michelangelo. Ma era avvolto anche in una serie di problemi, anche di un altro genere, che poi vedremo evidenziarti nella scena di San Pietro. Ma la sua tecnica, grosso modo, quando entra in gioco il Michelangelo che conosciamo, è sempre quella potente. Quando entra in gioco quel Michelangelo, perché in questi due affreschi si sente questa sua pesantezza d'animo, si sente questa sua stanchezza d'animo. Mentre sulla volta e sul giudizio si percepisce una potenza, un impeto, una volontà di affermarsi contro tutto e contro tutti, qui, in questi affreschi, la sua tecnica a volte lascia un po' a desiderare. Ma è logico, è normale, è la tecnica stessa che non sopporta le lungaggini. Non si possono fare, 40 metri quadri d'affresco, 40 e 40 metri quadri d'affresco in 8 anni. Cambiano troppo le condizioni. Vi ricordate, abbiamo parlato del fiume di pittori nella Cappella Sistina del 400. In 2 anni bisognava sgombrare i locali e consegnare al Papa la decorazione pronta. È tutta un'organizzazione che ferveva cercando di produrre affreschi di qualità nel minor tempo possibile. Perché quando si inizia a frammentare troppo in giornate, diluite nel tempo, ci sono troppe variabili nella pittura a fresco a che questa poi ti risulti sempre identica. Possono cambiare tante cose, possono cambiare le condizioni climatiche, può cambiare il muratore, può cambiare l'impasto, può cambiare. Nella Cappella Sistina sono state trovate impasti differenti con pozzolane che provenivano da cave
distanti una dall'altra, si è approvvigionate un po' presso il vulcano Sabatino, altre da un'altra parte, insomma, lo spessore dell'intonaco, la qualità dell'intonaco, gli impasti di colore che reagiscono in modo differente a seconda delle stagioni dello spessore dell'intonaco, come abbiamo detto, della sua composizione, una serie di variabili per le quali affreschi lasciati andare per 8 anni possono comportare delle problematiche, non solo. Tornando al nostro discorso della carbonatazione, che può durare per un determinato periodo, anche abbastanza lungo, immaginate di abbandonare un affresco con delle giornate ancora da terminare, alcune fatte, alcune da terminare. Quando si torna, quando l'artista torna su questo intonaco, su questo muro ormai asciutto, magari sono passati diversi mesi, per poter far riattaccare bene un nuovo intonaco, ma troppo si deve bagnare, troppo si deve lavorare, e l'attacco, l'aggiuntura fra le giornate, quelle lasciate e quelle nuove, non sarà mai così intima come lo possono essere le giornate eseguite contestualmente. Giornata dopo giornata si attacca l'intonaco quando ancora il precedente sta carbonatando e via sopra l'altro intonaco, che diventa intimo nella materia, lega meglio. I problemi tecnici poi sono importanti, è quello che danno la risposta definitiva sulla qualità della pittura. Comunque torniamo a noi, e Michelangelo non abbandona il suo spolvero ripassato con il pennello. Ieri abbiamo visto in Raffaello che anche Raffaello ripassa, a parte con l'incisione, ma con il pennello. Ma in questo caso Michelangelo da sempre usa questo tratto scuro per far vibrare le sue figure, i suoi soggetti. Lo ripassa tutto lo spolvero con il nero, e poi questo nero lo fa emergere, scomparire. Eccolo qua, guardate su questa punta di lancia come a volte ha un suo valore pittorico e altre volte scompare. Qui ricompare, poi scompare. È un po' quello che accade quando si disegna con una matita molto morbida, una 6B, 7B, che voi potete calibrare il tratto facendo più o meno pressione sulla mina. E allora vi viene una linea che si usa dire vibrata, leggera, più forte, per non avere un segno rigido, freddo. Eccolo lo spolvero, qui molto chiaro. Guardate la sapienza, e questi sono i brani in cui si dice: sei tu, ti conosciamo, sei Michelangelo. Guardate la sapienza nel giocare con questo tratto nero. Allora, guardate sul polso, qui fa emergere, no, l'osso prominente del polso, poi lo copre, poi ritorna, qui nell'ombra invece lo lascia. Qui lo definisce. E ancora, forse è meglio non commentare, guardate il gioco che lui fa, come finalizza, come accentua più o meno la presenza di questa pennellata nera. Qui è assente. Ma lasciamo parlare le immagini un attimo, questa testa di cavallo, i suoi amati cavalli. Il colore. Guardate, adesso ci concentreremo su questa parte, a parte la bellezza di questo personaggio.
Anche la corposità, questo è è il cielo della crocifissione di San Pietro, affresco, smalto, azzurro di smalto. Le pennellate orizzontali e qui la traccia del suo pennello che rifinisce il contorno. Sempre ci rimanda ai segni della gradina della scultura. Questo è del giudizio. Ecco, guardate il parallelo fra le immagini che abbiamo visto noi, alcune delle immagini della Paolina, e il modo di dipingere suo nel giudizio. Nella volta e nel giudizio sono stati riscontrati tutta una serie di ductus pittorici che andavano dal puntinato della Vergine del giudizio allo sfumato di questa immagine, ecco come, e dal tratteggio, puntinato, lo sfumato a corpo, a volume e tratteggio. Guardate il puttino, queste sono tutte immagini della Cappella Sistina. La trattazione di questo puttino, molto vicina, no? Che evoca appunto l'uso della gradina, dello scalpello dentellato. E vabbè, abbiamo anche in lui, chiaramente, affreschi, come si dice, un tempo così diluito porta anche a dei cambiamenti, come per esempio, ecco, in questa foto a luce radente possiamo vedere come la testa del cavallo sia stata spostata, le orecchie erano qui, a luce radente possiamo dire questo orecchio, questo stava qui e quest'altro stava qui. E qui abbiamo anche la prova un po', qui sono tutte fotografie durante il restauro, abbiamo la prova di queste lungaggini in un esempio che potrebbe sfuggire. Intanto potrebbe sfuggire a una visione così superficiale. Concentriamoci sul mutamento di intenzione di questo braccio. Vedete, questa è la giornata prevista per la redazione iniziale di questo braccio, che lui poi decide di spostare più in basso. A questo punto la giornata sopra è già fatta e lui è costretto a riprendere questo verde solo in questo pezzettino del braccio e poi portarlo anche sotto. Guardate com'è diverso. Se fosse stato fatto contestualmente, il verde sarebbe risultato esattamente dello stesso tono. Invece questo è indice di tempo passato tra la giornata superiore e quella inferiore. Ancora altri mutamenti. Vedete, questa gamba era spostata. Qui abbiamo addirittura la gamba ancora più lunga. Percepite queste, chiamiamole, insicurezze. Sembra quasi assurdo parlare di Michelangelo e usare il termine incertezze o cambiamenti. Eppure è così. Ce ne sono più qui, in questi 80 metri quadri, che in tutta la Cappella Sistina. E questo rientra sempre in quel quadro della sua situazione personale. Addirittura, guardate, concentriamoci su questi gruppi della Crocifissione di San Pietro, il secondo affresco, concentriamoci bene su questa figura qui. Già prima, nella foto prima del restauro, si vede un qualche cosa. Eccola, la luce radente, questo personaggio era stato concepito, non dipinto, più sopra. Vedete il cappuccio, è questo qua. Che succede? Questa giornata, come per il personaggio con il braccio teso, con uno dei carnefici, questa giornata era stata già fatta, era stata già eseguita. Dunque si stende questa giornata prevedendo di fare questo anziano, questa figura col cappuccio, di farla più sopra. Ci si ripensa
e si sposta in basso. Dunque si è costretti a agire in un altro modo. Ripeto, questa giornata era fatta, ma questo personaggio, la testa, la metà superiore del capo di questo personaggio non è a fresco, è a secco. La parte inferiore è a fresco. Un procedimento veramente strano. Cosa è successo allora qui? È successo che il personaggio che doveva essere dipinto con il cappuccio in testa doveva avere questa posizione e questo spazio non doveva essere occupato da nulla. Ci ripensa, forse da un progetto che aveva già in mente, abbassa questo incappucciato, gli si crea uno spazio per il quale dipinge in affresco una nuova testa e fa il processo inverso e la completa a secco sopra. È chiaro il procedimento? È il procedimento inverso praticamente. Fa mezza testa a fresco e la conclude sopra. La mezza testa superiore la completa a secco. Per il cavallo del San Paolo, invece, qui abbiamo una foto, un'immagine di com'è pervenuto, come ci è pervenuto nel restauro terminato nel 2010. E questa era un'interpretazione data dal restauro eseguito negli anni 30, ma in realtà non era questa la vera testa del cavallo. La testa del cavallo è stata, questa è durante il restauro, anche se abbastanza consunta, è stata recuperata al di sotto di questa ridipintura e cambia molto. Guardate, le due orecchie del cavallo qui sono dritte, qui è molto inclinata e l'altra si vede appena, eccola qui, ma soprattutto è la criniera che è importante. Perché vi ricordate, ieri abbiamo parlato delle correzioni fatte con una sorta di bianchetto da Raffaello, un dito corretto con il bianco di San Giovanni, corretto su un cielo a fresco, a smalto, azzurro di smalto, perché tanto quel bianco che correggeva la forma del dito era in previsione di essere coperto da lapislazzuli. Così Michelangelo, base in smalto a fresco, corregge la giornata, vedete, corregge la sagoma della criniera, copre con il bianco per dare più curvatura a questa testa, che è la testa del cavallo che deve essere trattenuta da un parafreniere, poi vedremo in seguito, lui conosceva bene questo animale, no? Il suo amato cavallo, come si poteva trattenere, che gesti avesse. Raramente Michelangelo condisce le sue scene con elementi naturali, vuoi alberi, vuoi animali, vuoi architetture, raramente. Concede solo al cavallo uno spazio, il resto è tutto per l'uomo. Il resto è tutto per l'anatomia umana. Dunque, torniamo al nostro cavallo, lo corregge con il bianchetto perché tanto sapeva di dover utilizzare del lapislazzuli a secco per rifinire il cielo. Ed ecco, alla conclusione del restauro, quello che si è potuto recuperare. Anche l'occhio, qui è un po' più spento di un cavallo che probabilmente aveva un occhio invece molto più acceso. Adesso andiamo su San Pietro, perché ci sono state anche lì. San Pietro è quello che viene nei secondi 4 anni. Anche lì ci sono state, anche in questa scena ci sono state grandi
grandi ripensamenti sull'impostazione, uno dei quali più importante è proprio l'inclinazione della croce di San Pietro. Guardate, quella linea rossa indica l'attuale, e qui già in basso, nella testa in basso, si notano delle differenze. Guardate a luce radente la mano destra, come la prospettiva attuale, quella visibile, definitiva, sia questa, mentre lui avesse progettato un altro tipo di angolo prospettico dalle giornate, è chiaramente visibile questo. Poi aggiungerà e cambierà. E infatti la mano sinistra di Pietro è un vero pasticcio. Perché ho ritrovato la giornata originale, era questa della mano. Poi, in base al cambiamento dell'inclinazione dell'asse orizzontale della croce, modifica la mano spostandola e facendola a secco. Questa è la giornata della mano che si intravede quassù, questa è la prospettiva della croce precedente. Qui ci sono dei lacerti di incarnato che fanno capire che la mano fosse in questa posizione. Dunque, la posizione originaria dell'asse della croce era questa, qui c'era la mano, eccola, e questa era l'idea iniziale della posizione del braccio di Pietro. Altri interventi a posteriori sono, per esempio, nella barba di San Paolo, dove sono avanzati questi lacerti di... questo il colore si chiama rosso sangue di drago, e che era stato dato a secco. Vedete, questa parte della barba, tutta questa parte qui, doveva essere nascosta da una rifinitura. Probabilmente non gli funzionava bene la cintura sulla barba bianca, forse si confondeva troppo e ha sentito la necessità poi di ricoprire, questo è quello che avanza, di ricoprire proprio questa zona triangolare. E anche sulla gualdrappa del cavallo, questo è un bellissimo lapis, guardate come è rimasto a vista l'intonaco con l'impostazione, questa parte pure doveva essere a secco con un colore che non abbiamo più riscontrato. Addirittura il berretto, guardate, qui si vede molto chiaramente la tecnica esecutiva michelangiolesca, eccolo qua, l'intonaco, lo spolvero e il tratto di pennello. E questo nastro doveva avere anche del colore a secco, che non c'è più. Come lo riscontriamo anche su questo personaggio, qui tutto a fresco, questo azzurro, qui il blu dell'ombra doveva essere invece un blu profondo, un'azzurite mista a nero data a secco. Ecco come risulta dopo il restauro. Però possiamo renderci conto come qualche cosa... Michelangelo abbia dovuto fare per accelerare anche i lavori, perché sono state riscontrate, come vedete, queste zone colorate, non sono altro che zone nelle quali sono stati ritrovati delle basi cromatizzate, case cromatizzate a ocra, verdi, aranciate. Non è una novità, perché pure sul giudizio usa questo. E potrebbero essere anche delle basi colorate, ma con del cocciopesto, per, sapete, il cocciopesto si usa per mantenere un po' di umidità nell'intonaco, oppure anche per finalizzare questo colore e da avere una risposta cromatica più rapida, perché quando si dipinge su una base colorata è come dipingere su di una tela con una preparazione scura invece che bianca. Lacerti sulle basi cromatizzate di pigmenti a secco, ecco qui abbiamo il verde malachite, sono stati riscontrati. Guardate sequenza a vista della tecnica, base cromatizzata, sopra l'intonaco si dà la base cromatizzata, questa ocra, spolvero, ripasso del nero
E qui all'interno ci doveva essere un colore blu scuro, ecco, lo stesso che avevamo sulla destra del capo che abbiamo visto, ci doveva essere questo colore blu scuro che dava profondità all'interno di questo cappuccio, non si è conservato. Qui abbiamo un raro esempio invece di lapis, questa meravigliosa figura che io ho soprannominato personalmente del Tuareg, praticamente, meravigliosa, e questo è un lapis dato in affresco. Lapis, come vedremo anche poi nell'ultima lezione, quando nel trattato di Andrea Pozzo, ma anche il ghirlandaio stesso utilizzò il lapis in affresco con un procedimento che non si è mai capito. Michelangelo, allievo di ghirlandaio, forse il segreto lo aveva preso da lui, perché anche sul Giudizio ci sono delle figure come il manto della Vergine, che probabilmente è stato dato con lapis in affresco. A mio parere, se il lapis si unisce un po' al Bianco San Giovanni, alla calce, può rimanere intrappolato e carbonatare, cioè può rimanere intrappolato nel processo di carbonatazione. Comunque, questo è uno splendido esempio di lapis dato in affresco. Vedete com'è misto però a un colore bianco? Colore chiaro, anche qua, in quelli che sembrano i massimi scuri, c'è sempre del bianco in mezzo. Le basi cromatizzate sono evidenti, per esempio, in questa bellissima figura di donna, di anziana donna, con un collo che poco ha della donna anziana, con questi jugulari prominenti, che però ci fa vedere la preparazione, come questo capo fosse tutto dipinto con questo colore incarnato e poi sopra, con del colore bianco San Giovanni corposo, sia stata stesa la cuffia. Problemi della cappella. Parliamo un attimo dei problemi della cappella, che hanno avuto interazione chiaramente conservativa con gli affreschi. Subito dopo parleremo proprio di questo. Dunque la cappella, come si vede da questo affresco, proprio nella sala regia, quella accanto alla cappella Paolina, c'è questo affresco dove c'è chiaramente indicato la posizione della cappella. Vedete, questo in giallo, questa era la cappella Paolina, ma la possiamo vedere ancora meglio attualmente. In questa piazza San Pietro, senza il colonnato e senza cupola ancora, da un affresco sempre conservato in Vedicano, vi ho indicato il punto esatto dove si trova la cappella Paolina, attualmente dietro alla facciata. Questa è la cappella Sistina, da dove esce la fumata dell'elezione del Papa. Questa è la visione, da questa parte c'è Piazza San Pietro, questa è la visione dall'alto della Cappella Sistina. Michelangelo, ecco, questo è il percorso, questa è la Sala Regia e questa è la Cappella Paolina, questa è la facciata di San Pietro. Ma per molti anni, come abbiamo visto nella fotografia precedente, la Cappella Paolina è rimasta esposta, senza la protezione della facciata di San Pietro del Materno che verrà 50 anni dopo. E questo fatto di essere esposta le ha procurato diverse problematiche, sia dal punto di vista delle infiltrazioni di acqua, piovana, intemperie, eccetera, soprattutto dalla parte della conversione di San Paolo, perché la conversione di San Paolo è quella che poi verrà adagiata, alla facciata attuale di San Pietro, della Basilica. La scena di San Pietro è incontro a quella di San Paolo. Questi sono, vedete, il Tuareg, come vi ho detto prima, con i suoi danni segnalati negli anni 30 del Novecento, queste fessurazioni. Poi avevamo chiaramente sollevamenti, desquamazioni, i soliti danni riscontrabili sugli affreschi, sia per cause
esogene, cioè date dall'esposizione, e sia dai trattamenti, che poi vedremo trattamenti di restauro. C'è da dire, per esempio, che nella Cappella Paolina, come abbiamo visto nella prima ricostruzione, il sole, entrando da una delle finestre termali, batteva sulla crocifissione, sulla conversione di San Paolo. Fino al nostro restauro, il sole pennellava con il suo arco, col suo percorso, pennellava questo affresco. Immaginate secoli di questo sole che a volte scaldava e richiamava i sali in superficie, faceva i suoi danni dal punto di vista delle alterazioni proprio dei pigmenti esposti alla luce solare. Tanto che nel restauro si è previsto di chiudere con una tenda quel finestrone, appunto per non continuare e per non continuare a procurare i danni che erano stati creati nell'arco dei secoli fino ai giorni nostri. Ed ecco che conversione di Saulo, guardate la povertà di pigmento che in alcune zone, soprattutto nelle parti alte, dato dalla presenza nel tempo, no, di sali, aveva praticamente sciupato il colore fino all'intonaco. Questa è la mano di Gesù, Gesù che è ordina a San Paolo di cessare la persecuzione, perciò questo è il personaggio, e questo nero che vedete qui non è altro che intonaco rimasto a vista ma imbevuto di sostanze strane. Questo è durante la pulitura. La cappella ha avuto anche problemi per la sua destinazione d'uso. Era la cappella del Papa. Anche oggi la Cappella Paolina è la cappella del Papa. La Cappella Sistina è aperta al pubblico e si chiude ogni tanto o per i conclavi o per delle cerimonie di palazzo. La Cappella Paolina, non visitabile, è la cappella del Papa. E infatti, fino a un certo tempo, ai primi del Novecento, addirittura, come si vede da questa immagine, la cappella veniva utilizzata per il concistoro, per la riunione dei cardinali. Ancora prima, subito dopo la sua esecuzione, fu utilizzata anche per i conclave. Poi i conclave passarono nella Cappella Sistina. E poi i danni maggiori inferti alla Cappella Paolina furono proprio per il suo uso devozionale. Nella Cappella Paolina, fra poche settimane, il periodo quaresimale, si svolgeva l'adorazione delle 40 ore. Il Santissimo veniva esposto e venivano create, come vedete dall'immagine a sinistra, delle macchine scenografiche decorative, delle quali le cronache parlano in maniera fantasmagorica. Iniziavano dal fondo dell'abside e piano piano venivano costruite delle quinte in legno, in tela, con finte colonne. Vedete, questa non è la Cappella Paolina reale. Qui è tutto, queste colonne tortili non esistono. Questa è un'immagine di uno di questi apparati scenografici. Sembra che addirittura a volte questi apparati uscissero, cioè percorressero tutta la cappella lungo gli affreschi michelangeleschi fino a uscire nella sala regia, quella che poi dà ingresso alla Cappella Sistina. Immaginate macchine dove venivano impiegati carpentieri, falegnami, scenografi, decoratori, pittori, cordaioli e tante candele, migliaia di candele per dare luce all'adorazione del Santissimo Sacramento. Va da sé
che tutto questo lavorio, anni e anni delle Pasque che si succedevano nei secoli, hanno provocato danni inenarrabili. Addirittura abbiamo ritrovato i buchi dei pali, non negli affreschi, negli stucchi, all'imposta delle cornici, per tenere in piedi queste decorazioni, queste macchine barocche praticamente, fantasmagoriche, che erano fatte di legno, corda, tela, eccetera, candele, risultato incendi che scoppiarono nella cappella e sono testimoniate dalle cronache. Altri danni, chiaramente, dell'uso di queste cappelle. Guardate che cosa sconvolgente, no? I graffi, gli urti. Immaginate quando si devono costruire questi apparati. Non dimentichiamoci che fino a pochi decenni fa, durante la Quaresima, le immagini sacre venivano ricoperte da un telo viola e i più coscienziosi prevedevano una tendina, no, con un'asticella per coprirle, e altri, più sbrigativi, inchiodavano questi teli. E qui le manutenzioni della cappella, guardate, sostanze corrosive, schizzi di tutti i tipi. E qui c'è un tassello, ogni tanto vi faccio vedere, ecco un tassello di uno dei primi tasselli di pulitura su questi schizzi di sostanze appunto corrosive che venivano usate anche per restaurare tutti gli stucchi, la manutenzione degli stucchi sopra. Ecco un altro esempio di quelli che vi ho mostrato ieri, dell'effetto dell'acido di una colatura. L'acido fuoriesce e ci lascia in vista addirittura la stratigrafia di questa parte, dove c'è l'intonaco, la preparazione, un sottofondo verde e poi il grigio. I chiodi che sono stati infissi su questi affreschi, ne vedete qui uno, questi sono la tipologia di alcuni, questi sono quelli che erano rimasti infissi addirittura dopo il restauro del 1934, del quale parleremo, erano rimasti infissi su questi affreschi perché non li hanno voluti estrarre durante il 34. Noi, con le nostre tecnologie, finalmente siamo riusciti a togliere proprio anche queste ultime tipologie. Vedete come cambiano anche nella forma a seconda dell'epoca. Si mettevano chiodi dove capitava. Una piccola osservazione molto personale. Ho sempre ritenuto fortunati, facciamo la tara certamente sulle polemiche dei restauri di Michelangelo nella Cappella Sistina, va bene, però io comunque li ho ritenuti fortunati perché bene o male a quelle altezze si sono un po' più conservati da un certo punto di vista, dall'uso costante, liturgico della cappella. Abbiamo visto come per gli affreschi del 400 l'uso liturgico della cappella dei conclavi avevano provocato danni, chiodi, graffi, ma fino a Michelangelo non ci si arrivava così facilmente. Invece la sfortuna vuole proprio che questi due affreschi che iniziano come altezza, il basamento originale, se si va nella cappella paolina, grosso modo gli affreschi iniziano quasi da dove noi abbiamo queste foto, cioè da un'altezza di 2,5 metri, 3 metri massimo. Da lì iniziano gli affreschi, perciò facilmente accessibili, facilmente individuabili. E ora guardiamo questo video. Questi video non sono stati mai visti al mondo. È una piccola cosa che io voglio consegnare a questa università, perché non è mai stato fatto un documentario su quello che sugli interventi nella Cappella Paolina, un vero documentario, un vero montaggio. Questi sono degli estratti che io
ho il piacere di mostrarvi. Guardiamo come ho estratto questo chiodo. Vedete, con l'ablatore ad ultrasuoni io sto liberando questo chiodo che era stato infisso. Era stato infisso, in seguito non era più utilizzato, ritorto all'interno della lacuna, ribattuto con il martello e stuccato, praticamente coperto, è stato spinto in basso e ricoperto. Vediamo di rivedere. Ecco, qui comincia ad apparire il chiodo, e questo è un esempio, è chiaro. Poi per proteggere i bordi dell'affresco con della gomma piuma, con un divaricatore si tenevano, ed eccoli qua, si tenevano queste protezioni. Avete visto quanto è lungo, quanto era lungo il chiodo? Questa era tutta una stuccatura che io ho rimosso, la stuccatura che nascondeva il chiodo. Guardate quanto è lungo. La stessa attenzione non è stata usata nel passato. Guardate il ginocchio, concentriamoci sul ginocchio di questo soldato che ha questa sbucciatura. Questa sbucciatura presenta due stuccature. Questa in ordine cronologico è la prima e questa era la seconda. Queste stuccature coprivano un foro, come quello che abbiamo visto, che io ho trattato per l'estrazione, perché vi era infisso un chiodo. Ma se voi vi concentrate su questa parte, vedete come questo chiodo sia stato estratto a forza. E quando si estrae un chiodo ormai arrugginito dal muro, in casa a volte tirate via un chiodino, vi viene giù una buona parte di intonaco, perché o l'intonaco era bruciato oppure il chiodo era arrugginito. E così è successo su questo ginocchio. È stato estratto a viva forza, l'intonaco, il colore si è gonfiato ed è caduto. E poi la stuccatura avrebbe dovuto rimettere tutto in ordine. Così come, non è che andavano tanto per sottile, qui è stato infisso un chiodo sul viso di uno dei carnefici della Crocifissione di San Pietro. Così. Quando ormai Michelangelo probabilmente era passato di moda in un momento particolare della storia. Ma non solo i fori di chiodo. Questa è la documentazione del 1934 del laboratorio restauri, dell'appena fondato di recente laboratorio restauri dei Musei Vaticani, dove però con i mezzi del tempo si documentava, vedete, con una griglia su fotografie molto grandi, sottoscritto nel 1967, ancora lavorava per la documentazione, perché eravamo avanti anche nel 1934 come documentazione grafica del restauro, e puntualmente sono stati riportati, senza nascondere nulla, perché a quel tempo questo era consentito, sono stati riportati tutti questi puntini bianchi che sono i fori praticati per il consolidamento dei distacchi di intonaco. 347 fori sul San Paolo, 262 fori sul San Pietro. Vi racconto un piccolo aneddoto. In archivio ho trovato una pagina di giornale del tempo, degli anni 30, con una vignetta. Perché? Una vignetta che mostrava l'ingresso al Vaticano con una guardia svizzera e in basso alle scale Michelangelo con un randello in mano. E lo svizzero chiede: maestro, cosa fa lì? E lui, battendo il randello, dice: aspetto i restauratori che escano.
Aspetto che escano gli statuti per randellarli. Perché doveva randellarli? Perché era scoppiata una polemica all'interno proprio dei laboratori, pensate. Il capo restauratore che aveva condotto questo restauro e aveva stabilito di fare la campagna di consolidamento attraverso queste iniezioni, era stato criticato da alcuni restauratori dall'interno che si rivolsero ai giornali. Un Michelangelo rovinato dai fori, dai buchi, eccetera, eccetera. E questo è quello che accade normalmente durante i restauri, e il restauro attraversa la storia estetica, filosofica, culturale dei nostri secoli. Nel 34, documentato, tutto scritto, si utilizzò anche per ravvivare gli affreschi del fiele di bue, una sostanza organica, è la bile del bue. Il fiele di bue, oggi come oggi ancora, si usa ma solamente per rendere non idrorepellenti, per esempio, le superfici a smalto delle tavolozze per gli acquerelli. A volte la tavolozza per gli acquerelli, almeno un tempo, adesso non so più le nuove produzioni industriali, ma le tavolozze in smalto bianco facevano sfuggire l'acquerello che serviva per ritoccare. Allora ci si passava il fiele di bue, si lasciava asciugare, e questo faceva da impermeabilizzante, oppure rendeva accettabile l'acqua a una superficie idrorepellente. Questo fiele di bue negli anni 30 veniva però utilizzato anche sugli affreschi per ravvivarli. E questo è, allora questa è una zona non pulita ancora, questo cavallo è stato parzialmente pulito, ma sono rimaste evidenti le prime pennellate date con il fiele di bue. Il fiele di bue che poteva produrre anche dei microstrappi, come vediamo su questo armigero, prima a sinistra del restauro, durante il restauro a sinistra e dopo il restauro a destra. Anche qui, su questo splendido soldato, abbiamo ancora, questa è a metà pulitura, avanzi di questo fiele di bue. Questo è dopo la pulitura. Oltre al fiele di bue, dalle letture dei documenti d'archivio, si parla di un fantomatico cielo recuperato. Sinceramente io non ho trovato un cielo recuperato. Questa era la situazione del cielo sul San Pietro, e questa è la situazione del cielo fotografato a distanza ravvicinata. Cosa sono questi segni? Sono danni lassù sul cielo, danni per che cosa? Erano piuttosto frequenti. Sapete cos'erano questi? Allora, questo non è il cielo originale. Questo è una ritocco esteso avvenuto prima degli anni 30. Però. Negli anni 30 si sono ritrovati questo cielo. Per non prendersi responsabilità hanno lasciato le cose tal quale, una leggera spolverata, no? A volte, guardate, che in quegli anni non si facevano puliture aggressive come si pensa. In alcuni casi sì, ma dipendeva da cosa dovevi togliere. Si preferiva non prendersi troppo responsabilità. Guardate che il restauro della Cappella Sistina di Michelangelo ha segnato una cesura nel concetto di pulitura degli affreschi e di recupero delle cromie originali. Sarebbe troppo lungo parlarne adesso, non è il momento, però è un argomento molto vasto. Molto vasto, che può dare adito a diverse interpretazioni, se non, come abbiamo visto nel passato, a delle polemiche.
Comunque, torniamo al nostro cielo. In questo caso hanno mantenuto lo status quo, il cielo era così, ma appariva un po' troppo compatto. E allora cosa si è messa in atto? Una tecnica che io ho visto utilizzare anche dei restauratori antiquariali, restauratori che lavoravano nelle botteghe, adesso sono tutti professionisti per carità, ma negli anni 60, sapete come veniva soprannominato questa tecnica? La tecnica della forza grigia. E che cos'era? La paglietta d'acciaio. Paglietta d'acciaio che consumava solo alcune parti e dava idea di una mezza pulitura. Quando non si riusciva a togliere, per esempio, delle ridipinture molto consistenti, questa paglia d'acciaio, quella serve per le pentole, la paglia d'acciaio fina, la lana d'acciaio, veniva utilizzata pure per pulire, per togliere delle vernici molto incrostate. A volte si dava anche fuoco a queste cose, no? Ci sono dei manuali, dei manuali della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, che parlano di togliere delle croste dai quadri dandogli fuoco. L'abilità del restauratore era quella di riuscire a spegnere a tempo l'incendio, era tutto lì. Era la tecnica che si utilizzava per pulire le tavolozze dei pittori. I pittori, quando avevano le tavolozze con i colori a olio che si erano seccati, diventavano molto dure, si spargeva l'alcol, si dava il fuoco, queste croste dure di colore avanzato bollivano, con la spatola si toglievano e la tavolozza rimaneva pulita. Perciò era una tecnica mutuata da quella pittorica. Benissimo, allora, lana d'acciaio per avere questa sensazione di colore non compatto. Ma poi il sondaggio che io ho eseguito, eccolo qua, metteva in mostra un cielo algido, bianco, gelido, che rendeva immobile questa scena, come vedremo in seguito. Questo è il cielo prima del restauro e questo è il cielo dopo il restauro. Noi, grazie a Dio, non abbiamo avuto problema di censure, perché ci hanno pensato quelli nel restauro precedente, perciò delle censure che apparivano in fotografie precedenti agli anni 30 ce l'hanno risolte già, ce l'avevano risolte i nostri predecessori. Perciò, da questo punto di vista, nel bene o nel male, siamo stati sollevati da responsabilità. Penso ci sia un video qui, penso qui ci sia un altro video che vi ho portato, speriamo di riuscire, eccolo qua, ed è un video della pulitura di un personaggio della Crocifissione di San Pietro. Questo video non è stato visto, ripeto, da nessuno al mondo. Vedete qui gli ingredienti, c'è dell'acetone, quell'acetone serve per aprire la strada sul fiele di bue. Acetone, acqua distillata, prima cosa l'acqua distillata, ecco, dei passaggi con la spugnetta baby, questo è il cosiddetto personaggio del buio. Vedete l'accumulo di polvere non sedimentata sulla spugna baby, con acqua demineralizzata, un primo passaggio, si applica il primo foglio di carta giapponese, si appunta con acqua distillata e poi con bicarbonato d'ammonio passato a tempi, i tempi si stabiliscono in base a ciò che hai, lo spessore della sostanza, eccetera, eccetera, si lascia lavorare per pochi minuti ed ecco la pulitura finale. Vedete sulla spugnetta, piano piano apparirà anche sull'affresco. L'affresco quando è bagnato parla in un modo, quando è asciutto parla in un altro, eh? Ricordiamocelo. Ecco, vedete come il fiele di bue. Voi mi chiederete, ma ecco, questo è l'ultimo passaggio, è il passaggio finale con acqua distillata per il risciacquo. Ecco qua. E la superficie di questo personaggio era uno smalto che evocava la pittura a olio, pensate.
anche dalla parte di San Paolo, vediamo le operazioni, vedete come lo sporco, guardate la spugna, piccole immagini, rapide, flash, che però ci ho tenuto a farvi vedere. Mi chiederete sicuramente, ma lei prima ci ha fatto vedere, dov'è il PowerPoint? Qui, eccolo qua. Lei prima ci ha fatto vedere quelle figure del cavallo, eccetera, con ancora, perché tolto il primo strato di fiele di bue, rimaneva poi quello delle prime pennellate, perché si intinge il pennello, si dà il fiele di bue su un affresco forse anche leggermente assorbente per una pulitura o per dei trattamenti. Dunque la prima pennellata di fiele di bue è quella che viene assorbita di più, poi fa uno strato già protettivo, la seconda pennellata è quella che ha meno coerenza con tutto l'affresco, è quella più facilmente asportabile. Quelle più difficilmente asportabili appunto sono le prime pennellate che emergono dopo la prima fase della pulitura, e lì ci ha pensato il laser, sono state assottigliate proprio e rimosse attraverso l'uso del laser. Alcuni effetti della pulitura, questo è il nostro carnefice biondo, con i suoi, quelli erano proprio segni che avete visto sul capo del carnefice, vedete quei segni che avevamo visto l'altra volta, adesso non sono molto più evidenti, ma perché sono stati man mano ritoccati, erano proprio segni di un coltellino che ha grattato via chissà delle macchie di cera, qualche cosa di questo genere. E poi molto interessante, questo personaggio del cartone di Capodimonte è uno dei personaggi in basso, di quel grappolo, di quel gruppo scultoreo quasi, dei soldati che salgono sul Monte Vaticano dove fu crocifisso San Pietro. Perché questo copricapo, prima della pulitura, ci faceva dire, ma che cos'è, un elmetto? Guardate la sensibilità del pittore, dopo la pulitura, non era altro che una cuffia di lana di pecora. Ha un copricapo, vedete, sbordato in... Guardate, una cuffia di lana. Anche qui si sono presentati i famosi problemi dei quali abbiamo discusso ieri, delle fessurazioni con allontanamento dei lembi, che dunque non ricostituiscono, se reintegrati a tratto verticale con una reintegrazione ricostruttiva, non riconsegnano l'unità potenziale vera, cioè quella iniziale, perché i lembi si sono allontanati, e se per caso si va a ritoccare una mano di quel genere con il tratteggio verticale, si crea un mostro, cioè si crea una mano non rispondente all'idea iniziale dell'artista, perché l'artista non ha concepito né una mano né nessun altro soggetto attraversato da queste fessurazioni, non aveva progettato di quelle proporzioni. Dunque ci vuole sempre non un intento ricostruttivo, ma un intento mediativo, cioè mediare i toni in modo che non diano fastidio nella loro lacunosità, ma che nello stesso tempo consentano una lettura. Ecco, vedete anche qui colpi di coltello, di martello, non ho idea ormai più cosa possono essere. Vedete il tono mediato, sia sul giallo che sull'incarnato. Qui il Cristo è intriso di fiele di bue, pensate il viso, questo è dopo il restauro, e qui, anche se consunto, perché sulla parete di San Paolo, quella interessata più dalle intemperie dei deserti. E guardate, questo era il punto della pulitura, che vi ho fatto vedere in video, il secondo video. Vogliamo contare insieme quanti colori ha questo piccolo tratto di questi partecipanti? Abbiamo un caput mortuum, un azzurro, un verde, un giallo, un bianco, un rosso,
Guardate quanti colori ha utilizzato in circa un metro e mezzo quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricordate quelle polemiche nella Sistina, no? Michelangelo non era un pittore dal cromatismo evidente. Ecco questo che viene definito, da sempre è stato definito il boia. Anche qui contiamo quanti colori, guardate che meraviglia questo giallo, rosso, azzurro, arancio, bianco. Ecco un esempio fatto sulla mia pelle di quanto l'affresco bagnato parli in un modo, la visione di un affresco bagnato parli in un modo e l'affresco asciutto dica tutt'altro. Concentriamoci su questa parte bassa della crocifissione di San Pietro con le famose, il gruppo delle dolenti, le donne che piangono la morte, il martirio del santo. E concentriamoci su questo, in particolare questa donna che ha una mano appena coperta da qualcosa che appare un manto e resta fuori solo il polso e mezza mano. Io, durante la pulitura, rimossa questa parte, e poi anche con dei ritocchi, questo strato, non mi rendevo conto realmente che invece che quel panno era un velo di tulle che lasciava trasparire la forma della mano. Un panno di tulle eseguito con azzurro e bianco San Giovanni. Ma quando era bagnato, io l'ho la fotografia bagnata, ma non l'ho portata perché non rende esattamente l'idea. Tutto questo non si vedeva. Era impossibile vedere questa trasparenza, perché quando si usa molto bianco sull'affresco, i colori impastati col bianco, e si vanno ad inumidire, la calce all'occhio svanisce, rifiorisce appena asciutta. Così come molti sono stati anche i cambiamenti e non si sa perché. Guardate lo sguardo di una dei fedeli, degli adepti cristiani che sale sul monte perché è giunta la notizia della crocifissione di San Pietro, con questa espressione che non corrisponde in realtà alla drammaticità del gesto delle mani, ed eccola invece l'espressione terrificante degli occhi verso il basso. Possiamo dire che sull'affresco di San Paolo, come vedete qua giù, sapete, San Paolo stava andando a Damasco a perseguitare i cristiani, quando poi fu fermato sulla via, prima di arrivare a Damasco. Una Damasco che adesso è apparsa in un altro modo. Quasi a dire che si è aperta una nuova via per Damasco, ma si vede che è un inserimento che non connaturato nell'intimo modo di concepire la pittura di Michelangelo. La doveva fare, questa Damasco la doveva fare e l'ha infilata comunque in questa composizione, ma guardate prima che cos'era, una specie di presepio napoletano, insomma, con queste cupole orientaleggianti, e invece l'evanescenza di questa città fantasma fatta col bianco San Giovanni sopra all'azzurro del cielo. Concetto michelangiolesco della città che evoca anche le porte romane, addirittura la meta Romuli, no? C'è un'idea ancora di questa città, di questa Damasco identificata quasi come Roma. Dice Vasari che Michelangelo, ed è vero, non faceva ritratti, solo quelli di infinita bellezza. Ma prendiamo sempre col beneficio d'inventario. E comunque, secondo me, questo è un ritratto. Ha troppe caratteristiche fuori dallo standard, è troppo capito, è troppo vivo. E potrebbe essere, secondo me,
L'Urbino, questo è l'Urbino rappresentato nel giudizio universale, identificato dal dottor Mancinelli, scomparso, che dirisse i restauri, che ha diretto i restauri proprio della Cappella Sistina Michelangelesca. Lui identifica l'Urbino in questo personaggio, che secondo me ha tutte le caratteristiche per essere anche questo. Questa è un'intuizione che ho avuto riguardando veramente a posteriori, pensate, dopo il restauro questa foto, nello studio. Diciamo che come riscontriamo un po' una pettinatura simile, la forma dell'orecchio è molto simile, le labbra, eccole qua, prominenti, il naso anche questo, le sopracciglia aggrottate sono anche questa qui. E poi c'è un altro personaggio di infinita bellezza sul quale si sono accaniti dal basso, chissà chi, qualcuno si è accanito dal basso rovinandolo, purtroppo, ma era un giovane inserito fra i carnefici che si muovevano ai piedi della croce con questa benda sul capo, che in genere anche Michelangelo si rappresenta a volte con la benda sul capo, che era proprio il segno distintivo degli aiutanti, dei pittori, eccetera, che comunque, guardate dove, che sia un ritratto, secondo me, è dato dal fatto che noi lo ritroviamo in un piano in fondo, qua giù fra i cavalieri. Eccolo qua, biondo, benda bianca sulla fronte. E non solo, qui ha una corazza azzurra, noi non lo possiamo vedere, ma in una piccola parte qui è rimasto un lacerto di azzurro, dunque praticamente identificabile con lo stesso personaggio. Qui da tempo si è sempre identificato questo personaggio come il boia, ed è quel personaggio che sta alla destra di San Pietro con le braccia conserte, quello che avete visto, del quale avete visto la pulitura nel video. E da sempre le fantasie hanno voluto identificare questo personaggio con l'autoritratto di Michelangelo. Ci può stare, dalla forma del naso, eccetera. Ci può stare. Ma addirittura durante l'inaugurazione dei restauri della Cappella Sistina, Sua Santità Papa Ratzinger ha identificato anche lui. Papa Ratzinger è un grande conoscitore di arte, un uomo estremamente colto, e dice: il volto di Saulo e Paolo, che è poi quello dello stesso artista ormai vecchio, inquieto, in cerca di luce della verità. 4 luglio 2009. Giorno dell'inaugurazione della Cappella Paolina. Perciò anche Sua Santità ha voluto affidare a Paolo il volto. Personalmente, e questo ha creato diverse discussioni, ma io ho avuto il conforto del comitato, dei molti personaggi del comitato scientifico, perché secondo me c'è un autoritratto di Michelangelo, che è proprio questo armigero, questo cavaliere, guarda caso, a cavallo con un turbante, eccolo qua, e dipinto, ve lo assicuro perché chiaramente l'ho visto, l'ho trattato, l'ho incontrato a distanza avvicinata, dipinto in punta di pennello, i peli della barba quasi uno per uno, così come non è per esempio nel personaggio accanto a lui, dove i capelli e barba sono trattati in un modo vaporoso, per masse. Non solo, eccolo, questo è l'autoritratto del Bugiardini, è il ritratto fatto dal suo amico Bugiardini, che lo rappresenta col classico turbante sul capo, turbante fatto con lapis in azzurro e in affresco, un altro esempio di lapis dato in affresco. Questo è il cartone di Daniele da Volterra, che rappresenta Michelangelo anziano a Trinità dei Monti, in un suo affresco a Roma, nella chiesa di Trinità dei Monti. Io
ho proposto ad una società specializzata l'indagine antropometrica, rilevata e confrontata attraverso altri esempi di autoritratti di Michelangelo, attraverso la fessura buccale, la forma delle sopracciglia, la distanza oculare, la distanza delle narici, hanno parametrato tutte queste cose. La risposta è stata che potrebbe essere autoritratto con una percentuale del 60%, non incrementabile dal fatto che non si è potuta misurare la distanza interauricolare, che è un altro dato antropometrico da considerare, e la fessura buccale completa perché coperta dalla barba. Però abbiamo un 60% di possibilità che possa essere anche egli Michelangelo. Le due scene. Le due scene in realtà sono caratterizzate da due colonne sonore. San Paolo ha come colonna sonora, possiamo immaginarlo, il frastuono di ciò che accade, e cioè il fulmine, lo scoppio del fulmine, il tuono che ne segue, le urla del palafreniere che cerca di trattenere un cavallo imbizzarrito perché è scoppiato un fulmine precipitato in mezzo alla truppa, questa truppa che, assordata da questo rumore terrificante e che si accalcano uno sull'altro come in un effetto domino, cadono uno sull'altro, qualcuno pensa ad un attacco del nemico, si copre con lo scudo. Questo rumore che si frammezza allo scalpiccio degli zoccoli di questo cavallo imbizzarrito, ma nessuno può ascoltare quella voce, la voce di Cristo che dice a Saulo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E da quel momento in poi Saulo si convertirà, rimarrà cieco per un certo periodo e si convertirà. Diametralmente opposta l'atmosfera dall'altra parte, questo cielo che abbiamo visto algido, recuperato, qui non c'è colonna sonora, sembra quasi il silenzio che faccia da leitmotiv a tutta la scena. Abbiamo, come abbiamo visto, gli adepti che salgono sul monte in questo vortice circolare, alcuni spaventati, altri increduli, alcuni già sono sul posto, c'è questo dai capelli rossi che chiede ai soldati: ma che state facendo? Perché? E qualcuno ha già la risposta per lui. Questo gesto, i gesti nell'arte antica sono importanti, non c'erano i filmati, non c'erano i fumetti. La gestualità era quella che raccontava e faceva capire. E questo gesto, dito sul naso e dito verso l'alto, dice: taci, non te la prendere, volontà di Dio, perché così deve essere. In tutto questo marasma, dove noi vediamo l'unico corpo nudo, in questa composizione Michelangelo che amava i nudi, eppure in questa composizione un solo corpo nudo, quello di Pietro, esposto alla vergogna, all'udibrio, alla presa in giro di tutti questi carnefici che si agitano come avvoltoi sotto alla sua croce, anche infastiditi per il fatto che lui abbia voluto all'ultimo momento, dice: non voglio essere crocifisso come Cristo a testa in su, ma per umiltà nei suoi confronti a testa in giù. Tutto questo contrasta con la presenza del capo, del loro capo, il capo dei carnefici, è lui, il boia, rappresentato, e pensiamo sembra sia lo stesso Michelangelo, rappresentato con le braccia conserte. Allora, le braccia conserte sono un gesto di remissione, che spesso lo ritroviamo, per esempio, nelle sculture
dei barbari vinti dai romani, o in un codice segnalato dalla dottoressa Frale, in un codice medievale, in questo gesto, la dottoressa ha studiato anche molto le posture, e questo è un classico gesto di remissione, arresa, di resa completa. Resa per che cosa? Resa per quello che sta succedendo su quel monte Vaticano. Forse un parallelo. Sotto la croce di Cristo si è convertito il centurione, Longino. Sotto alla croce di Pietro, probabilmente, il capo dei carnefici è colui che si converte, si arrende alla conversione. È il Michelangelo che in quel momento della sua vita, durante l'esecuzione dell'affresco della conversione di San Pietro, cambia totalmente la sua spiritualità. Si sa, adesso è troppo lungo dirlo, ma si sa che faceva parte già di un gruppo di spiritualisti dove volevano recuperare l'essenza della Chiesa. Non andiamo oltre perché non ci compete. Pietro, questo è prima del restauro, Pietro era completamente nudo, come possiamo vedere da questo disegno di Lelio Orsi fatto, eseguito poco dopo la conclusione dell'affresco. Pietro era nudo, quel panneggio è stato conservato comunque, come sono stati conservati alcuni panneggi dopo discussioni varie, alcuni panneggi della Cappella Sistina, è stato conservato comunque, così come sono stati conservati i chiodi, perché Lelio Orsi lo rappresenta senza chiodi. E possiamo vedere in grafiche di poco posteriori come ancora il Pietro non avesse i chiodi infissi nelle mani e nei piedi. Anche in questo autore fiammingo, questa è la censura non originale perché vedete che invade delle lacune. Dunque neanche i chiodi sono originali. E questo è un problema che si è rivelato essere importante nella scelta rimuoverli o no. Probabilmente l'indicazione di mettere 4 chiodi è stata dettata dalle emanazioni del Concilio di Trento, ne abbiamo parlato nella prima lezione quando si è affrontato l'argomento del cambiamento iconografico voluto dall'emanazione appunto del Concilio di Trento. Comunque i chiodi sono stati mantenuti come segno di storicizzazione, ma il sottoscritto, con autorizzazione della Casa Pontificia, chiaramente, ne ha rimosso uno, ne ha alleggerito uno, per capire meglio, uno solo, alleggerito. Sotto al nero del chiodo c'era ancora l'affresco, c'era l'affresco sporco, con uno strato di sporco. Dunque i chiodi sono stati aggiunti in un tempo posteriore alla sua esecuzione, al di là della certezza che Michelangelo l'aveva concepito senza chiodi. Come si fa a concepire senza chiodi? Era inchiodato o non era inchiodato? No. Michelangelo, quando rappresenta le scene, rappresenta in un determinato momento, è un fotogramma dell'episodio, si discosta da tutti gli altri. Lui rappresenta il momento esatto in cui Pietro decide di essere crocifisso a testa in giù. Ancora non è crocifisso, infatti c'è uno dei carnefici che dice: no, guardate, ha chiesto di essere crocifisso a testa in giù.
E questo è l'attimo in cui lui si sta adagiando sulla croce per essere inchiodato, si sta adagiando sulla croce per essere inchiodato e poggia le gambe sulle spalle di questo, qualcun altro lo trattiene il braccio per poi essere inchiodato. Ed è quello l'attimo in cui il capo si declina. E vedremo dopo. Torniamo ai chiodi. Che non siano originali, a parte lo abbiamo appurato da fonti archivistiche, ma anche dal punto di vista oggettivo, guardando la pittura, però possiamo fare un altro parallelo. Andiamo in Cappella Sistina, nella sopra il giudizio universale, accanto al giudizio universale, la vela della punizione di Amman. Siamo a una ventina di metri d'altezza, più di 20 metri d'altezza lì, eh? Allora, guardate come Michelangelo concepisce il chiodo della crocifissione di Amman. Eccolo. Un ovale dipinto con della terra d'ombra, appena appena, del quale si intuisce la forma esclusivamente dall'ombra portata sul palmo, leggerissima, non turba a quell'altezza, non turba la mano, questa potente, bellissima mano con un impianto, con un bottone nero. Perché mai a 3 metri d'altezza, 4, 5 massimo metri d'altezza nella Cappella Paolina avrebbe dovuto turbare la bellezza di quel corpo con queste macchie scure, improprie, avulse da quel contesto cromatico. Per esempio, nella chiesa della Traspontina, via della Conciliazione, è presente questo affresco che evoca, un affresco tardo del 1006, che evoca praticamente, già avendo visto la crocifissione di San Pietro, con i chiodi. Fino all'ultimo restauro, in realtà, seguendo la sequenza delle giornate, si è visto, facendo il normale calcolo delle sovrapposizioni delle giornate, si è visto che questo rappresentava l'ultimo gruppo dipinto da Michelangelo. In particolare, questo era l'ultimo personaggio dipinto da Michelangelo. Dopodiché le giornate non ce n'erano più. Eppure c'è una novità. Così come Papa Benedetto è venuto spessissimo a visitare questo cantiere, anche Paolo III viene segnalato nella Cappella Sistina. Dice il suo, come nota il suo cerimoniere, nel luglio del 545, andò a vedere la scena della conversione, e della conversione di Paolo, appena terminata, alla quale ne seguì un'altra nel 1549. Dunque, Paolo III, alla veneranda età di 82 anni, scrive il cerimoniere, montò una scala a piuoli di 10 o 12 scalini per vedere le pitture che faceva il Buonarroti. Il verbo montò in realtà va interpretato come salire, no? Montò una scala, non è che il Papa si mise a montare, costruire una scala, montò una scala, salì una scala, quindi per osservare da vicino l'affresco, e considerando la distanza, una scala di stimata di 10-12 pioli, di alzate varie, si può calcolare che una normale scala potesse arrivare al livello della figura di San Pietro, diciamo a questa altezza qua. Si arrampicò per andare a osservare le pitture ancora in atto. Dunque probabilmente mancava tutta la zona bassa. Questa è la mia curiosità, girando per gli ambienti i Vaticani, mi fa
precipitare nell'attualità storica. Guardate questo graffito, così non si legge nulla, ma se noi lo andiamo a evidenziare, Papa Paolo III morì il 10 novembre 1549. Io, Giovanni da Parma, parafreniere, scrisse de mano propria. Questo è il giorno in cui è morto Paolo III, pontefice di Farnese, nel 49, poco dopo essere andato a vedere gli affreschi di Michelangelo. E noi ritroviamo nella testa di San Pietro la stessa effigie che nel giudizio Michelangelo conferì a San Pietro, che restituisce le chiavi a Cristo perché la sua missione ormai è terminata. Gliel'aveva consegnate nell'affresco di Perugino, la consegna delle chiavi, gliele restituisce. Una piccola parentesi di curiosità. Guardate quelle chiavi. San Pietro restituisce le chiavi segate dall'impugnatura, perciò non più utilizzabili. Vedete che non hanno impugnatura queste chiavi? Comunque, l'aspetto di San Pietro è praticamente quello di Paolo III Farnese. E io, lavorando su questo capo, già lo potete vedere qui, notavo, consentitemelo, un pasticcio. Queste sono immagini molto strane, molto tecniche, però vi fanno capire, sono delle riprese dal basso di questa testa in fase di restauro. Ecco, immaginate, noi siamo proprio esattamente nella Paolina, stiamo guardando radente il muro per far capire, questo è il volto di San Pietro, bocca, occhi, vedete c'è una lacuna, ma sentiamo, percepiamo la presenza di un rilievo, di un intonaco un po' più rilevato, guardate. E dallo studio delle giornate, questa testa risulta sormontare tutte le giornate intorno. Ma che è successo? Se le ultime giornate dallo studio precedente, ma anche quello del 30, lo studio delle giornate, ci raccontavano di un gruppo delle dolenti come ultimo eseguito, come mai qui compare questa testa che sembra seguita su giornate terminate, tutte quante? Dunque, possiamo pensare che dopo la visita di Paolo III, Michelangelo continui il suo lavoro, e avrebbe potuto concepire la testa in questa posizione. Probabilmente la gira, la ruota, e fa osservare questo sguardo inquisitore, un Pietro ormai diventato Paolo III, con i suoi tratti, che non guarda noi fedeli, secondo me. Qui si è sempre parlato, dice, lo sguardo terribile di Pietro che ammonisce i fedeli, non parla a noi. Nella Paolina si teneva il conclave. Parla ai cardinali che, entrando nel conclave, dovevano avere l'ispirazione, dovevano avere la saggezza di eleggere un papa degno, perché è Pietro che lo suggerisce. Guardate, sono io, il primo Papa, il principe degli apostoli. Così come io ho servito Cristo, fate che il prossimo Papa serva Cristo come me. Dunque, non posso non immaginare che, anche se da quel momento in poi Michelangelo abbandonerà, non toccherà mai più pennello nella sua vita, quelli sono gli ultimi affreschi, per dedicarsi, come abbiamo visto, alla scultura. Eccola qua. Però penso che l'ultima parte di quella testa sia suggestivo appuntare come abbiano sicuramente i tratti di quel Paolo III, proprio
come se Michelangelo avesse voluto fare un ultimo omaggio a quel Papa, come abbiamo visto e abbiamo sentito all'inizio, al quale lui non poteva negare nulla. Grazie.